Un piano industriale da qui sino al 2023 da 7 milioni di euro, con investimenti per ammodernare la sede a pile e togliere anche la copertura di amianto dai tetti e per introdurre nuovi servizi con un parco macchine più moderno ed ecologico. Per la prima volta l'AMA si dota di un piano industriale che consentirà, a detta dell'amministratore unico Gianmarco Berardi, di ripianare le perdite che, quando è stata presa l'azienda, ammontavano a circa 1,5 milioni di euro, ma che oggi sembrano già essere diminuite sensibilmente. E poi tutta una serie di investimenti, come ad esempio il GPS per poter localizzare dove si trova l'autobus ed evitare file alle fermate e tanto altro. Piano industriale, diciamo, finalmente rappresenterà un momento di svolta rispetto agli ultimi anni, che purtroppo hanno visto una gestione, diciamo, improntata alla gestione giornaliera del servizio, senza purtroppo poter pianificare una visione di lungo periodo. Quindi in questo piano vi è intanto una visione strategica, cioè di cosa si vuole fare e a che punto, dove si vuole arrivare. E c'è tutto un piano di investimenti e di rinnovo sia del parco mezzi sia anche di rinnovo dell'immobile. Perché diciamo, visto che sono previsti l'introduzione di molti bus elettrici, abbiamo pensato di unire la rimozione della copertura in amianto dell'immobile e anche il rifacimento del piazzale, unirlo all'installazione di pannelli fotovoltaici che possano appunto permettere di ricaricare i pullman in maniera più ecologica possibile e più economica possibile. Un lavoro che va di pari passo con quello del Comune dell'Aquila relativo a mobilità e trasporti, ha detto l'assessore Carla Mannetti. L'AMA gestirà in modo provvisorio anche il terminal di Colle Maggio dopo la questione con l'MP Parcheggi. Se lo farà bene, a suo giudizio, questo potrà avere un impatto positivo sul bilancio dell'azienda. È un atto importantissimo, è la prima volta che questa società si dota di un piano industriale e si vede il cambio di passo di questa stretta collaborazione anche con il Comune per rilanciare il trasporto pubblico locale. Il tutto si cala in un momento importantissimo, che è quello di redazione del piano urbano della mobilità sostenibile, dove sarà ridisegnato l'intero sistema del trasporto pubblico locale. Però noi nelle more abbiamo attivato una serie di attività importanti per il trasporto, perché abbiamo presentato il progetto mobilità elettrica, abbiamo acquistato autobus, a giugno arriveranno 4 diesel nuovi e un altro autobus elettrico, e quindi abbiamo insieme ad AMA buttato giù un piano di investimenti importante che rilancerà il trasporto dai due punti di vista, sia della rete di trasporto e sia degli investimenti.